Però vediamo un po'. Ui! Che bella botta! Ciao ragazzi, buonasera. Allora, praticamente stavo scartando la mia nuova scheda micro SD della SanDisk Plus. L'ho dovuta comprare perché, ahimè, come si vede dal mio ultimo video, praticamente la mia Action Cam, la Camark X30, vi metto qualche prova che ho fatto con lei in descrizione, eravamo in un posto bellissimo. E niente, praticamente mi sono accorto che a volte si bloccava. Cos'era? Era la scheda che non era molto veloce, quindi che ho fatto? Ho dovuto acquistare una scheda veloce. Acquistando questa scheda, che è molto più veloce di quella che avevo io della Toshiba, con la scusa ho ritirato il kit con tutti gli accessori dell'Action Cam. A parte che vi metterò il link in descrizione, ma ho detto rendo partecipi anche gli amici di YouTube nel caso qualcuno avesse bisogno di comprarli, quindi potete farvi un'idea di quello che c'è dentro e se magari vi può servire. Comunque li ho pagati pochi, poco entrambi, e niente, andiamo a vedere. E allora ragazzi, apriamolo insieme. Vediamo un pochino se c'è di dentro. Non mi sembra ci sia uno scatolo, mi sa che c'è direttamente una. Ecco, infatti, una valigetta. Questo è un kit della Niver con un sacco di accessori per Action Cam. Apriamolo insieme ed eccoci qua. Allora, c'è questa stina è curvata, sarà lunga 22 centimetri più o meno. Il mio polso è 22. Potremmo fare delle battute, ma andiamo avanti. Questo qui è tipo polsino e si gira a 360 gradi col classico attacco da GoPro, insomma. Ok, ci sono mille milioni di miliardi di altri aggeggini. Ragazzi, sono veramente tantissimi, cioè farveli vedere uno alla volta non credo sia sia pratico. Ok, nell'Action Cam già qualcuno l'avevo trovato, quindi come vi dicevo vi metto il link nelle schede così potete andare a vedere anche l'Action Cam. Diciamo che così, anche se si perde qualcosa, via via, un doppione ce l'abbiamo sempre. Allora, questo cos'è? Andiamo a vedere. Questo lo mettiamo di qui, così il bianco ci fa da sfondo. Ok, questo come potete vedere, poi in base alla fantasia li possiamo attaccare in qualsiasi punto. Ah, qua mi sa che c'è la scheda di tutto il kit completo. Allora, a me serviva per il prossimo video che vedrete. Devo fare un video sulla 500X, quindi mi raccomando seguitemi, colgo l'occasione per invitarvi a scrivere. E ho visto questo kit non in tutti. In questo c'è proprio l'aggeggino per attaccarlo al vetro del parabrezza, eccolo qua. Questo qui a me serve, per questo ho preso questo kit. Poi c'è questo che ho visto più o meno in tutti i kit, penso se fatto che galleggi, quindi si può utilizzare in acqua. C'è anche questo comodissimo cavallettino, eccolo qua, di quelli che si aggrappano ovunque. Allora, ragazzi, diciamo che come dire, a livello di qualità è l'essenziale, ma si vede che sono fatti bene. Poi la Niver è abbastanza conosciuta. Cioè, se poi andando a vedere il prezzo, non mi ricordo, intorno ai 24-25 euro, non possiamo pretendere la qualità di GoPro ha tutti gli aggeggi che costano un sacco. Questi sono per il manubrio. Poi ho visto questo qui che è carino, è a pinza. Ok, tanto vi metto questo a un lato così potete vedere qualcosina. Questo qui è a pinza. Ha sempre il classico attacco di sopra e poi a pinza dentellata in modo da poterlo collegare ovunque. Poi ci dovrebbe essere, questa è una fascetta, ci dovrebbe essere pettorina e in più quello lì, infatti, eccola qua, pettorina. Ok, sembra fatta anche bene, bene, fatta in elastico, diciamo un elastico. Eccolo qua.
Kit, insomma, eccoci qua per capirci. Magari se siete alle prime armi, eccoli qua. Ok. E poi quello che si mette sulla testa, infatti, questo mi serviva. Poi cercherò di capire col casco del monopattino, farò altri video anche per il mio nuovo monopattino che deve arrivare a breve, quindi seguitemi se vi piacciono anche quel tipo di video. Per il casco però mi sa che userò un adesivo con un attacco. Fatemi sapere se la qualità di questa action cam così per questo tipo di recensioni anche al volo se va bene. Ok, se a qualcuno interessa il menu della Kampark X30 ditemelo perché ho visto che c'è un pochino di confusione. Questo è un comodo. È comodissimo anche lui, serve spesso, anche se ormai ne ho 3 o 4. Ok, qua ci sono adesivi. Allora, grazie ragazzi, spero il video vi sia stato utile perché ho detto vediamo un po', rendo partecipi gli amici di YouTube, magari può servire ad qualcuno. Kit molto economica, ma credo molto completo. Detto questo, ciao belli, iscrivetevi, condividete, mi piace, ballate.